Ciao a tutte e ben ritrovati e ben arrivati ai nuovi iscritti ovviamente. Nel video di oggi voglio velocemente trattare una situazione di crisi che ogni tanto si presenta tra chi inizia ad utilizzare le erbe tintorie. Succede che ricevo dei messaggi in cui le persone mi scrivono che non hanno fatto il test di prova prima di applicare il mix tintorio su i loro capelli, quindi si ritrovano con un colore più scuro di quello che è il loro colore naturale e di quello che desideravano ottenere. Mi scrivono: come posso fare per ottenere un castano chiaro la prossima volta? Ebbene, le notizie non sono proprio positive, perché come ben sapete le erbe tintorie non schiariscono i capelli perché non contengono agenti depigmentanti, e quindi in questo caso bisogna valutare due cose in merito alla fattibilità di ottenere un colore più chiaro di quello che abbiamo già ottenuto con le erbe tintorie. Uno, se avete fatto, quanto avete stratificato il colore scuro, quindi se l'avete fatto una sola volta, forse siete fortunate che con qualche impacco oleoso riusciate a scaricare appunto quel pigmento scuro del katam, che come sapete è il pigmento che è più facile che scarichi rispetto alla lausonia, che si lega con il fusto e nel tempo anche stratifica scurendo il capello. Quindi assolutamente potete provare a appunto far scaricare il colore subito con degli impacchi oleosi o comunque anche impacchi idratanti, dipende molto ai quali reagisce meglio i vostri capelli, perché ci sono persone che riescono a scaricare il colore anche con gli impacchi di fieno greco, per dire, come anche con gli impacchi con l'amido di mais o di riso, oppure come dicevo con gli impacchi oleosi, e l'impacco con il burro di karité e l'olio di cocco è fenomenale. Ecco, detto ciò, mi raccomando, se appunto volete ottenere un colore più chiaro dopo aver fatto appunto scaricare il colore, dovete trovare un mix più chiaro che sia più idoneo al colore naturale dei vostri capelli. Però questa volta magari fate anche un test di prova, perché un colore più chiaro vuol dire anche un colore un po' più ramato, perché vuol dire smorzare meno il rosso della lausonia. Questo nel caso in cui appunto abbiate la necessità di utilizzare la lausonia. Se non avete dei capelli bianchi, potete anche utilizzarla in delle percentuali minime, e quindi è più facile rimanere appunto su un castano chiaro che sia anche meno ramato. Ecco, spero che sia un po' più chiaro che appunto se si sbaglia con le erbe tintorie è difficile tornare indietro. Per quello è essenziale fare il test di prova. Io ho fatto un video tutorial qui sul canale in cui vi spiego come va fatto e perché va fatto, quindi avete già capito anche dal video di oggi quanto sia veramente importante. Lo so che non si ha sempre la pazienza, però piuttosto che poi rimpiangere il non averlo fatto, perché appunto ci si ritrova con un colore troppo scuro rispetto a quello che desideravamo ottenere, è meglio sempre dedicarci del tempo. Fatemi sapere nei commenti se avete avuto anche voi delle esperienze del genere e come avete rimediato, e assolutamente condividete il video con le vostre amiche e ricordatevi di lasciare il solito like e di iscrivervi al canale. Ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!